Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Quest'oggi ho pensato di fare un video ringraziamento speciale perché ho raggiunto, grazie a voi, la soglia dei 100 e passa iscritti. Io vi ringrazio di vero cuore a tutti quanti per la fiducia che avete riposto in me e nel mio canale. Allora, chiaramente devo dire che il mio scopo non è quello dei numeri, il mio scopo è quello di, diciamo, interagire con voi, di riuscire, diciamo, a darvi qualcosa tramite il video, che sia comunque una risata, che sia comunque un consiglio su un qualche argomento, quello è il mio scopo. Poi chiaramente se avete il piacere di iscrivervi, chiaramente per me è una gioia immensa, ma il mio scopo non è quello dei numeri, nel senso io penso che il canale debba essere basato con l'interazione delle persone che si iscrivono. Io sono contenta di ogni persona che si è iscritta e che abbia avuto il piacere comunque di mandarmi un messaggio, che abbia avuto il piacere comunque di interagire con me. Quella per me è una grande soddisfazione, al di là dei numeri. E niente, io volevo ringraziarvi chiaramente a tutti quanti. Come speciale ho pensato di, diciamo, di raccontarvi un po' i progetti futuri per questo canale. Allora, chiaramente il mio canale sarà basato sul make-up, comunque creerò dei make-up tutorial di ogni genere per cercare di avvicinarmi ai gusti della maggior parte delle persone che seguiranno il canale. Poi penserò di fare delle recensioni, perché io penso che la recensione sia un ottimo mezzo per tutte quelle ragazze che magari hanno intenzione di acquistare un prodotto, che sia una piastra, che sia un fondotinta, non lo so. E dicono: chissà se questo prodotto è un prodotto che vale. E secondo me la recensione è un ottimo mezzo per capire se un prodotto vale o meno la pena di acquistare. Io stessa, se devo tipo acquistare un prodotto, io stessa vado a ricercare comunque un po' le recensioni, un po' a vedere i video su YouTube. Quindi secondo me la recensione dei prodotti è molto importante. Dopodiché farò anche dei vlog, perché magari se andrò da qualche parte, magari vi farò vedere nuovi posti nuovi, comunque vi terrò compagnia, perché comunque secondo me il canale deve essere anche una forma di intrattenimento con le persone che ti seguono. Dopodiché sapete perfettamente che nel mio canale parlerò anche di metafonia. E cos'è la metafonia? Penso che sia un fenomeno che sia conosciuto più o meno da tutti. È difficile che secondo me al giorno d'oggi non si conosca cos'è la metafonia, però diciamo, per le persone che magari non lo sanno, accenno che cos'è la metafonia. La metafonia non è altro che un fenomeno detto voci dell'aldilà, e sarebbe un sistema che permette di ricevere dei messaggi da cosiddetto al di là. E ci sono due tecniche per ricevere questi messaggi dall'aldilà, ossia tramite nastro rovesciato e tramite onde corte. Nastro rovesciato, praticamente noi andiamo a leggere un testo qualsiasi, non so, oppure mettiamo magari che ne so, attacchiamo il registratore al televisore, riprendiamo una trasmissione così e facciamo tutto al rovescio. E nel momento in cui andiamo al rovescio, noi sentiamo delle frasi di senso compiuto, mentre noi sappiamo che oggettivamente, se andiamo a fare al rovescio di qualsiasi cosa, dovrebbero uscire delle frasi insignificanti. Invece, con il nastro rovesciato vengono dette delle frasi assolutamente inerenti a quello che viene chiesto. Quindi lì chiaramente si capisce che c'è un intervento paranormale. E poi le onde corte, che sarebbe una tecnica chiaramente che devi cercare di sintonizzarti con le onde corte, che comunque per ricevere il messaggio è tramite radio. Lì sono un pochino meno addentrata, perché comunque diciamo che a me come tecnica sono più per la tecnica del nastro rovesciato, perché le onde corte, se non trovi le stazioni, non ci sono molti risultati. Però chiaramente quello è un discorso di gusto personale: c'è chi usa il nastro rovesciato, c'è chi usa le onde corte. Io parlo per mia esperienza, secondo me il nastro rovesciato dà più risultati. Le onde corte sì, però di essere fortunata a trovare la stazione radio. Però vi ripeto, le onde corte non è il mio argomento, quindi non posso dire qualcosa che non conosco fino in fondo. Infatti, il mio amico Pasquale Baldo se ne occuperà lui. Di spiegarvi in maniera proprio dettagliata com'è la tecnica delle onde corte. Quindi io non mi
mi metto a dire cose che non sono di mia competenza. E niente, poi dopodiché farò anche delle challenge in questo canale, delle challenge perché comunque io penso che un canale debba essere simpatico, allegro, cioè una persona che apre un video si deve divertire, secondo me. Perché un video che comunque non ti dà niente, non ti diverti così, io penso che la prima persona che si mette a visionare un video del genere, la prossima volta non entra più, credo, no? Quindi io penso che la cosa più importante sia proprio fare dei video simpatici che possono intrattenere il pubblico e quindi le persone si divertono. Quindi io farò anche delle challenge così simpatiche per fare in modo che il canale abbia anche una spunta, diciamo, simpatica. Perché comunque io nella realtà sono un po' così, nel senso io non sono una ragazza che ama la noia, invece molto scherzare, ridere, quindi diciamo che è un'impronta un po' del mio carattere. Quindi che dire, io farò quindi il mio canale sarà improntato più o meno su queste tematiche. E niente, io spero che possa, diciamo, attirare la vostra attenzione, che possa comunque darvi qualcosa tramite lo schermo, anche se so che comunque non è facile comunque arrivare in profondità alle persone tramite uno schermo, non è molto facile. Però io, diciamo, ci tento e cerco di essere il più possibile me stessa per cercare di arrivare in maniera più semplificata al pubblico, insomma, alle persone che mi seguono. E niente, io vi invito a tutte le persone nuove che apriranno questo video di iscrivervi al canale. Semmai, diciamo, semmai sono riuscita comunque ad attirare, comunque a incuriosirvi un po', spero che vi iscrivete al canale, perché comunque questo sarà un canale dinamico, non sarà un canale noioso, un canale comunque, come posso dire, da flebo, come si suol dire, perché comunque l'impronta che voglio dare è un'impronta simpatica, è un'impronta scherzosa, in modo che le persone che aprono i video si possono comunque divertire. E poi chiaramente, oltre a questo, come ho detto prima, la metafonia, che secondo me è anche una cosa che può, secondo il mio punto di vista, dare molto alle persone che perdono le persone, che possono aiutare molto le persone che magari perdo una persona cara e magari non se ne fanno da ragione. E in questo caso, secondo me, la metafonia può aiutare a dare un po' di sollievo. E vi posso garantire che la metafonia non è un'invenzione, non è una presa in giro, perché io non impronterei mai un canale sulle prese in giro. La metafonia è vera, si può tranquillamente verificare con le registrazioni, quindi io non metterei mai la mia faccia per una cosa che non è vera, assolutissimamente. Quindi io questo ve lo posso garantire. Io non metterei mai nel canale cose fasulle o montate a pennello, no. Quindi io posso sperare che tante persone che hanno perso una persona cara possano iscriversi al canale per riuscire a vedere la vita in maniera diversa, nel senso che di stare tranquilli che la persona cara che abbiamo perso non l'abbiamo veramente persa, ma ce l'abbiamo ancora. Anche se un piano fisico diverso da quello nostro, quello ve lo posso chiaramente garantire tramite le registrazioni che ho avuto io nel corso di 4 anni. Perché io comunque mi sono avvicinata alla metafonia, voglio accennare anche questo, dopo aver perso mio padre 4 anni fa. Però diciamo che anche prima mi ero un po' appassionata sulla metafonia. Comunque era un argomento che mi interessava, un argomento paranormale. Poi dopo, quando è morto mio papà, ho avuto comunque il desiderio, la spinta di conoscere meglio questo argomento. E vi devo dire che è vera, vi dà un sacco di risposte, vi fa proprio capire che la vita non finisce qua. E infatti il mio canale è improntato anche su questo, sul andare avanti, sul vedere la vita positivamente, perché comunque non finisce qua e comunque voglio che ognuno possa vedere sempre il lato positivo della vita, anche quando magari ci sono delle disgrazie, magari uno perde un figlio, magari perde un genitore, qualsiasi caso, io voglio che il canale possa riuscire a dare uno stimolo per credere di più a questa realtà e per rincuorarsi un po'. E anche questo è lo scopo del mio canale, perché voglio che la metafonia possa aiutare tanto le persone che perdono le persone care per dire ragazzi, non preoccupatevi che in realtà noi non perdiamo nessuno,
nel corso del tempo verranno pubblicati tanti video, tante prove e vi posso garantire che non metterei la faccia per delle cose montate a pennello, assolutissimamente, sono tutte cose assolutissimamente vere. Anche perché se voi andate su internet ci sono un sacco di canali, comunque un sacco di siti internet che parlano di questo fenomeno, quindi non è assolutamente un fenomeno comunque fasullo, non avrebbe senso mettere un canale su un argomento fasullo, questo ve lo voglio proprio dire. E niente, io vi ringrazio tantissimissimo per tutti gli iscritti finora al mio canale e invito anche le persone nuove che hanno visualizzato questo video di iscrivervi, perché comunque, come ho detto, è un canale mix, non è un canale statico, quindi invito tutti, indipendentemente dalla vostra età, di iscrivervi, cioè, perché comunque è un canale libero, ha tutte le tipologie di età, insomma, è un canale leggero, quindi figuriamoci. E niente, chiaramente per ringraziarvi, non devo ringraziarvi solo io, devo ringraziarvi anche il mio collaboratore, colui che mi aiuta con la realizzazione dei video di Metafonia, e Pasquale Baldo. E quindi ora vi ringrazierà lui, vi lascio il filmato di Pasquale Baldo in cui lui stesso vi ringrazia per le iscrizioni effettuate e vi invito caldamente, veramente, a riflettere sul discorso della vita dopo la morte, diciamo, di pensarci su questa cosa e di verificare prima di dire no, non c'è niente sicuramente. Vedete dei video, comunque documentatevi, vedrete che cambierete comunque idea. E niente, io vi ringrazio nuovamente e vi abbraccio tutti e 100 con tanto affetto e vi lascio al video di Pasquale Baldo, in cui vi ringrazia. A presto al prossimo video. Buongiorno a tutti, io sono Pasquale Baldo e volevo ringraziare tutti gli iscritti a questo canale. Abbiamo raggiunto quota 100 iscritti e vi sono grato per questo. Continuate ad iscrivervi perché a breve pubblicherò un nuovo video sulla metafonia ed altri ne seguiranno. Grazie ancora di cuore per il vostro interesse. Auguro una buona giornata a tutti voi.